佐藤さん、お伝えしたいことが。ご苦労、うつし。佐藤さん。日の江、美濃と里の衆を集めてくれ。追っていた雷神竜、鳴葉忠姫の居場所が判明した。風神竜、いぶし巻彦と対になる存在。これを討伐すれば、百竜夜行はようやく収束へと向かう。ですが、ギルドから派遣され、鳴葉忠姫に挑んだハンターたちは、いずれも壊滅状態とのこと。そこで、いぶし巻彦を撃退したハンター宛に、ギルドから討伐依頼が届きました。そういうことだ。どうだ、やれるか。うん、そうか。絶対、絶対元気で帰ってきてね。やられちゃったら承知しないんだから。あなたは僕の、いえ、この里の誇りです。田村の民は家族、一心同体だ。君の堂々たる姿に、災いにあえいでいた我々がどれだけ勇気づけられたことか。たとえ苦しい修行になったとしても、家族が故郷で待っていることを忘れるな。さあ、悟る衆、我らのハンターが大勝負に打って出るぞ。協力を惜しむなよ。Benvenuti e bentornati su Monster Hunter Rise. Eccoci qua con un altro episodio. Come avete potuto appena vedere, vi avrò lasciato il video iniziale, diciamo, di quando sono andato a fare l'ultima missione di 7 stelle per poi sbloccare la missione urgente, quella di andare a combattere contro la regina, contro questo Narva del Tuono, così forse da finire finalmente questa parte della storia del Rise, poter finalmente approcciarsi al DLC. Finalmente è arrivato il momento che attendavamo, è vero, effettivamente. Non mi dilungherò, sai già cosa ho da dirti, esattamente quello che ti hanno detto già tutti, con migliori parole. Sei l'orgoglio del villaggio di Kamura, hai il coraggio di affrontare ogni calamità, ormai sei un membro insostituibile della nostra grande famiglia. Mi troverai qui ad aspettare ad attendere il tuo ritorno. Grazie. È stato molto carino come video, mi è piaciuto. Che cos'è sto bestione? Ah, però. Ok, quindi la spada che va bene. Cioè, che va bene. Che ho, va benissimo. Io l'andrei a affrontare in solo, sinceramente. Non dimentichiamo di mangiare, perché sennò so cazzi. Allora, vediamo un pochino che cacchio possiamo mangiarci. Allora, visto che è del tuono, io direi di andare con resistenza al tuono. Ok, ripristina la salute, incrementa la quantità di salute. Questa la metterei, che non si sa mai. E anche questa a sto punto. Aggiungiamo un buono, che magari dovremmo avere il 100%. Dovrebbe attivarli tutti. Perfetto, ce l'ha fatta. Così da poter essere potenti fino in fondo. Antica fortezza del mare. Un altro. Un'altra location. Bello. Era un vecchio accampamento, questa roba. Suiyo Tokumai. Tenere la mina.
Poco mi hai. Beh, dai. Simpatica, no? Ah, quindi in poche parole il Bushi del vento era il re e lei la regina. Ah, pensa a te. Che schifo la panciotta, però. Signora dei fulmini, giustamente. Salve, è in dolce attesa. Che non si fa un po' di cazzi suoi, se ne va magari a... Ah, ci danno il max? Bello. Ma che è sta roba? Ah, ma è un'altra specie di furia, a quanto pare. Vabbè, che non c'è nessuno, sono in solitaria, posso prendermi tutta sta roba. Che cazzo me ne frega. Allora, andiamo. Cambia aria. L'ho premuto senza pensarci, non so se... Ah, ok, perfetto. Salve, cara. Qui siamo sti grandi a giornata. Ah, ok, giustamente. Abbiamo visto per la prima volta questo qua. Oddio. Cazzo sono ste cose. Aia. Che dolore. Boom, boom. Ok, dai. Il danno non è proprio elevato, ma ci può stare, ne facciamo. T'ho fregato. Nella panciotta. Vai. Boom, boom. Ah, fa male, eh? Madonna, mi fa venire il mal di testa stare su e giù. Nel sotto sopra. Boom, boom. Vai. Occhio. Boom. Niente. Attenzione. Nel mezzo. Nella mano. Aia. Dai, togliti da lì. Occhio. Occhio. Aia, mica, proprio in faccia li abbiamo presi. In mezzo, attenzione, schiviamo con destrezza. Bam! Aia! Ci ha fatto un... Oddio! Come cazzo siamo caduti? Bocca e... Nel senso. Apri la bocca. Porca puttana! Che trambata assurda! Ok. Ma vaffanculo, va. Occhio. Piano. Madonna mia. Siamo molto lenti, però. Siamo molto lenti, porca vacca. Dov'è? Aia, va a fare in culo, va. Poi. Occhio al cerchio, magari. Allora. Ok. Boom. Affanculo, va. Ok. Aspetta che la pancia gli faceva molto male. Molto. Boom. Ok. Attenzione. Madonna mia. Piano. Oppa la faccia della tega che ci ha tirato. Oh, e vai su, porco Suda. Che cazzo di volo, però, ragazzi. In fronte. Nella faccia. Maledetto. Andiamo a prendere un filo insetto, va là. Boom. Di nuovo. Boom.
Ok, piano piano, piano piano. Occhio, occhio. Pure. Per tutta l'area lo fa. Ok. Adesso riusciamo ad affilare la spada, perché ci serve ben affilata. Ben affilata ci serve. Che fa? Ok, ce la prende con i nostri amichetti. Va bene, va bene, va bene, va bene. Salve. Boom, boom. Ok, piano piano, piano piano. Si è arrabbiato, si è arrabbiato. Via, 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 via. Via. Ah, ma ci dà delle baliste. Che cazzo è sta roba? Bello. Dai, 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 dai. Nella pancia, vaffanculo, va. Colpo wireless sbloccato. In che senso? Che cazzo è sta boss fight? Un misto platforming. Che cazzo è? Ok. Via, aria. Damos. Che fa? Piano. Madonna. Immagino che si era molto arrabbiata. Aspettate, aspettate. No. Aia. Fanculo. Fanculo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Nelle manine, nelle braccine. Magari io un po' di... Vaffanculo, va. Non devo di darti una mossa, però... Un pochino l'abbiamo preso. Aia, anche lui ci ha preso. Rischio. Rischissimo. Dai, fatti sotto. Adesso cosa vuoi fare? Cosa intendi fare, eh? Petta, 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 petta. Bellissimo. Che magnificenza tutto ciò è stato. Vaffanculo. Maledetto, schioppa. Maledetta, vabbè, sto caso. Che succede? Vabbè, ovviamente immagino che... Oddio, che cacchio è? Fungo nucleare. Non mi piace, non mi piace. Stiamo lontani. Ok, cannone, dai, 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 dai. Nelle braccine che li facciamo molto male. Ok. Ok, 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 piano piano. Madonna mia. Figa come boss fight, molto figa. Ogni tanto ci passo perché voglio vedere se... Bam, nella coda. Ok, piano piano. Che fa? Ok. Poverini i nostri compagni di avventure. No. Aia, porca puttana. Non abbiamo il filo. Vaffanculo. Sto giro siamo inculati. Ok, dai, forse, forse un pochino. Niente. A fare in culo. Ok.
questo punto mi sposterei verso il filo insetto, perché vabbè, ce l'avevamo completa, ma sono andato in automatico a farlo. Allora, dai, su, forza un po'. Ok, l'abbiamo fatta. Madonna mia, quante bocche. Che te servono? Dai, non si ricarica, peccato. Però c'è anche sto coso che potrebbe far spuntare delle specie di lance, diciamo, non posso dire. Vaffanculo, va. Allora, oddio, piano. Questo non mi ricordo che faceva. Ok, la schiena, nella schiena, nella schiena. Occhio, mamma mia, il rischio. Occhio. Attenzione. Ok, voilà, iniziamo subito. Piano. No, perché ho tirato fuori la spada, brutto ritardato. In fronte, vaffanculo, va. Prendiamo un altro filo insetto che ci serve sempre, sempre, sempre. Madonna, sempre al pelo questi, eh. Sempre al pelo. Mamma. Occhio. Boom. Nella manina. Nella zampettina. Ok. Ok. Vai. E niente. Giustamente, giustamente. Giustamente, se si desse una mossa. Affanculo, va. Ok. Piano piano, in qualche modo un po' di danno glielo dobbiamo fare, sennò. Ah, è appoggiato le manine? No, 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 no. Via, 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 via. Aspetta, se riusciamo, ci togliamo il malus. Boom. Ok, piano piano, piano piano. Ok, fa il tuo solito cazzillo qui. Forse era meglio una arma a distanza, perché a sto punto figa sto coso, sto attacco. Ok, manda giù le ciambelle qua. Ok, bam, una coda. Ok, vai, vai, vai. Nella fronte, nella fronte, nella faccia. Ok. Aia. Stavolta ci ha preso. Ci ha fatto parecchio male. Ma perché cadiamo di culo ogni volta? Bruttissimo. Ok. Ok, andiamo a vedere se per caso il... deve essere pronto. No, invece no. Giustamente, fa 2000 di danno. Sarebbe anche troppo easy, no? Olè. Dai. Oh, madonna. Così poco, con due colpi. Mamma mia. Beh. Guarda te che faccina, mi sa.
Che bocchina che ha. Vaffanculo sti raggi di merda, non vedo. Vai, forse un pochino riusciamo a farlo. E niente, un colpo e mezzo neanche forse. Dai. Oh, niente. Niente però. Dai, muoviti. Dai. Ok. È cascato. Ah, via, via, via. Forse qua? Forse dovevamo prendere di mira la pancia, cazzo. Piano. Madonna. Oh. Piano. Ok. Piano. Si è arrabbiata. Niente. Ma porco due. Ma come cazzo si deve fare? Vuoi venire qua per favore? Piano. Dai, avvicinati, su. Non è che possiamo venire sempre noi, dai. Oh. Ole. Brava. Piano. Ma siamo scorbuti, che ho. Questa gravidanza non mi fa affatto bene. Ok. L'ha presa male la gravidanza. Ok. L'ammazzata. Ok. Aspetta. Dai. No, come? La mazza draghi, dov'è? Ah, è lì. Dobbiamo farla venire qua allora. Ok, dai. Che sta facendo? Non mi piace. Abbiamo finito, ok. Ok. Oh. Oddio. Minchia. No. Porca trota. Meno male che mi stavo curando. Merda. Meno male, è stata una roba assurda. Olla. Fatto male, eh? Maledetta. Rischio. Madonna. Aia, fanculo. Vai. Stiamo sempre al massimo a sto punto, perché ha fatto un'esplosione che ci ha tolto tutta la vita. Che è sta roba? Sto piano. Ah, forse dovremmo andare lì. Ok. Niente, ce l'abbiamo fatta. Ok, piano. Oh. Le palline. Bello però, sto mostro, mamma mia. Dai, non viene più pronto questo, sarebbe top.
Vai. Aia. No, non cadere. Ma vaffanculo, va. Dai. Aia. Maledetto. Boom. Niente. No. Qualcuno ci svegli. Ok. Dai, corri, per favore. Ok. Vai. Olla. Guardate qua, mamma mia. Tanta roba. Piano. Abbiamo filo insetto. Porca troia. No, fa culo, va. Mamma mia. Maledetta. Piano. Che fai? No. Ok. Vai. E niente. Non è andata come volevamo. Oh. Mamma. Aia. No, ci dobbiamo curare. Absolutely. Dobbiamo salire qua. Ok. Vai. Niente, poco danno. Ok, piano. Il rischio, mamma mia. Bam. Niente ammazza draghi, niente col tuo wyvern frantumante super mega. Ok, vai, palle di cannone a cucù. Dai, che li facciamo tanto male. Scusate, io mi curo perché non si sa mai. Ok, dai. Piano. Serve un filo insetto. Dobbiamo recuperare un filo insetto. Tesoro di drago. Wow. Pietra luccicante amata degli anziani draghi. Dei draghi anziani, scusatemi. Piano. Oh, che è sta roba? Usiamolo per raggiungere. Cazzo di filo insetto qua. Dai, su, forza, piano. Trazione per la resistenza che ci serve per correre via. Piano. Ok, mamma mia, ho rischiato tantissimo. Bam. Ok. Piano. Boom! Credo che noi dovremmo anche... E niente. Vediamo se riusciamo, ti prego, dai. Ok, grande nego che ci ha tolto il malus, perfetto. Adesso andiamo ad attaccare, facciamo un pochino più male, dai. No, se la prendiamo però. Se non la prendiamo non facciamo niente. Ok, rimaniamo qua. Però.
Rischioso. Stiamo finendo le pozioni. Non stare accorti. Maledetto. Vai. Vai. Pronto. Che è successo? Ok. Madonna. La botta. Porco due. Vaffanculo, va. Faticoso. Questa boss fight, mamma mia. Davvero. Questo l'ho capito anch'io. No, che cazzo faccio, scusate. Scusami. Ancora però non ha nessun tipo di ferita particolare. Ma vaffanculo, va. Allunga sto filo in set. Vabbè, allora ditelo. Sa che qua è quando rilascia. Oddio mio. No. Ok. Abbiamo scampata. Oddio. Mamma mia, l'abbiamo scampata. Abbiamo scampata parecchio. Parti rotte, bene, fa piacere. Oh, al simbolino, abbiamo una svolta. Estrae la spada. Ogni tanto un colpettino glielo possiamo dare anche noi, che dici? Ma allora. Vai. Nella schiena. Ok. Dai. Ok. Ok. Artiglio. Bam. Ok, lì, nella mano, nella zampa. Oh, grande! No? Ancora vivo? Perso il controllo. Mayday. Ah no, ha fatto una di quelle morti drammatico pure. Abbiamo creato un cratere a quanto pare. Yes. Come l'impressione che questo non sia morto effettivamente, perché quando fanno ste scelte, yes, di non far vedere il corpo. Ok, andiamo a prendere Morat tutto. Beh, tutto sommato è stata una bellissima boss fight, devo dire. Un po' impegnativa, ci sta. E mi è piaciuta, divertente. Fa un pochino bestemmiare per alcuni versi, ma ci sta. Con qualche piccolo aiuto, qualche cosa un pochino più scenografica. Beh, ci sta. Carina anche l'ambientazione. Che figata. Bellissimo. Vediamo un po' cosa accadrà adesso. Questo cambio. Nostro pugnale. Nostro fido pugnale sempre con noi. Vediamo un po' se effettivamente è morto. Jumpscare. Adesso esce all'improvviso. Conosco.
Sì, ma purtroppo è cascato giù. Minato. Senti la risonanza, le vibrazioni. Naruhatatahime no kehai wa kiesarimashita. Omigoto desu. Masani iretsu. Kokon narabi naki otegara da. Che simpatico l'anziano, eh. Inoue, Minato. Utage no junbi wa? Sude ni nukari naku. Yoroshii. Dewa sato e kaeru to shiyou. Minaga mattiru. Ah, quindi noi mentre combattavamo questi già preparavano la festa. Mazza, oh, fiduciosi, devo dire. Prendi. Vai. Rotolo conquistatore calamità. Con quale titolo questo trofeo? Oh, 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 mamma mia. Che figata, che fame vedere queste cose. Vabbè, i tre vecchi ubriaconi. Attenzione. Sato-san. Raijin-ryu wa? Il nostro personaggio fa solo i versi. Ma porca trota. Che fanno le gemelline? Zio, zio. Ima coso megriava. Shishi son son. Daichi amanek. Ibuke kaze. Nare ikazuchi. In poche parole ci hanno preso per il culo. Prima viene fuori che sia Inoa che Minato possono entrare in risonanza con i mostri e ora questo. Ho chiesto ai tutti di controllare che la narva sia stata sistemata, ma non c'era traccia del mostro. Ormai ho la certezza che sia l'Ibushi che la narva sono ancora vivi. La Gilda sta cercando di trovarli con l'aiuto delle gemelle. Se i due draghi dovessero riunirsi, per noi sarebbe la fine. Dobbiamo agire subito. A quanto pare Kamura ha ancora bisogno di te. Faremo il possibile per prepararci e col tuo aiuto potremo finalmente porre fine alla furia. Quindi non è finita la cosa? Il limite di livello del tuo compagno è stato sbloccato. Missioni base di caccia aggiunta una nuova missione 7 stelle. Furia aggiunta una nuova missione di alto grado. Ok. Va bene, siamo passati a grado cacciatore 8. Perfetto. Se completi una missione villaggio o base di caccia dopo aver sbloccato un limite grado cacciatore, questo aumenterà. In questo modo potrai accettare le missioni urgenti completa per sbloccare i limiti. Ok, vabbè, va benissimo. Sta per iniziare una nuova avventura. È giunta una lettera preoccupante dal regno Terra di Rondine la Mercante. Ti aspetta all'entrata del villaggio. Finalmente, sì. Però qua finisce così, con un po' di suspense, con un po' di... Quando parli con Rondine, la lista missioni della base di caccia cambierà temporaneamente in quella di Monster Hunter Rise Sunbreak. Ok. Una volta accumulati i progressi sufficienti in questa lista missioni, essa tornerà alla normalità. Ok, non ho capito bene, ma va bene. Vediamo un po', campione, pare che stia succedendo qualcosa di grandioso. Ho già parlato con Rondine, ti sta cercando vicino all'ingresso del villaggio, vai a tranquillizzarla. Io andrò a raccogliere altre informazioni prima di fare rapporto all'anziano. Ok, signori,
Forse ci siamo, vediamo un pochino qua, ti stavamo aspettando, l'ho appena saputo dalla gilda dei cacciatori, hai sbloccato il tuo grado cacciatore, congratulazioni, continuerà a aumentare ad ogni tua impresa, questo dimostrerà le tue abilità come cacciatore, più alto il grado più le missioni diventano difficili, i busci della nave sono, se la sono data a gambe per ora, ma presto torneranno in piene forze e in tutto il loro antico splendore, sicuramente si paleseranno a tempo debito. Fino ad allora devi assolutamente continuare ad affinare le tue abilità. Io e Noah abbiamo piena fiducia nelle tue capacità. Continua ad impegnarti al massimo. Ora perché non dai l'occhiata alla lista delle missioni? Grazie cara. Ah vabbè, sono sempre questa alla fine. Va bene. Va bene. No problem. Ok, perfetto, va bene. Questo per il momento non ci interessa. Questo qua cosa ci vuol dire? E ridai questa pentola di fusione, ogni volta c'è la stessa storia. Raggiungi il grado cacciatore 20, va bene. Non adesso però. L'ingresso del villaggio è quello lì. Qua invece, ovviamente si dirà che abbiamo bisogno... ok, nuovi gioielli da creare, lui cosa ci dice? La buona notizia è proprio così, ora puoi forgiare dei stili di armatura per i tuoi compagni. Anche loro meglio di essere alla moda, vieni a trovarmi qua. Ok, figo, vediamo un pochino per curiosità. Con questo puoi forgiare degli stili per i compagni, similmente a quelli per i cacciatori. Questi richiedono buoni speciali, scarti e denaro. Equipaggio il tuo cane o gatto con protezioni raffinate per una caccia in grande stile. Che vuol dire? Cioè, in pratica è solo l'estetica, in poche parole. Non... Vabbè, oddio. Magari uno piace... Che cacchio è? Ah, ok. Vabbè, magari uno piace più un vestito, uno più un altro. Ci può stare, dai. C'è qualcosa di particolare? Figo dell'Almudron. Il Diablos, bellissimo. Questo cos'è? Ah, è il ragnetto. Ah, questo è il Bushi. Questo è il Narva. Carino. Ok, vediamo per quanto riguarda il cane. Il canine, bellissimo. Il Bushi. Ok, la versione azzurrina. Qua abbiamo un cavallo medievale, direi. Beh, bello. Eccolo, quello lì robotico, che figata signori, bellissimo. Che bello questo. Ma è bellissimo. Fotonico direi. Bene, 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 bene. Andrei a dare un'occhiata un attimo alle armature. Ora siamo pronti per iniziare a forzare stili di armatura che modificano l'aspetto. Ok, siamo... Va bene, ok, la stessa cosa vale per noi, va benissimo. Ci fai vedere? Questo come modificare l'aspetto delle armi furia migliorate al massimo tramite l'opzione stile arma armi furia alla forge in cambio di materiali e denaro. Non influisce sulle prestazioni, scegli l'aspetto che ti piace di più. Ah, ok, stile armatura possono essere creati alla forgia. A questo scopo sono necessari buoni, ma vabbè, ok, la stessa cosa, lo stile è un equipaggiamento solo a fini estetici. Ok, va bene, perfetto, abbiamo capito. Armi. No, scherzo. Ah, ok. Beh, carino, ci sta. Allora, questo qua per quanto riguarda il Narva. Beh, carino. Molto carino. Questo qua li busci. Questa cosa molto molleggiante, molto morbidona dietro che un pochino fa senso. Damasco. Oh, che figo. Oh, che bello. Bellissimo. Quelle parti del magnamalo e del ragnone. C'è la di fuoco, ma non ce l'abbiamo, non l'abbiamo trovata. Vediamo questa. Beh, l'armatura non è male. In testa avrei messo altro, ma va bene. Qui c'è anche quella del Diablos, perché me lo sono andato a affrontare cercando di fare un pochino di missioni per arrivare a fare quelle urgenti. Questa è quella del Tigrex, vabbè, l'avevamo già visto. Almudron si trasforma in un Digimon, bellissimo. Ah, è vero, anche questo dovevamo vedere. Oh, oh, bellissima.
Quanto cazzo è figa. Ma bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Fatemi vedere loro che cacchio di resistenze ci danno. Ah, solo resistenza generale. No, il Narva di più. Tuono, uno acqua, fuoco. Ok, 76. Beh, figo. Figo. Damasco invece? 68, va bene. Resistenza acqua e un po' di ghiaccio. Carino. Bene, signori, direi che l'abbiamo tirato un pochino per le lunghe. A sto punto, la prossima volta, finalmente, inizieremo il DLC. Andiamo a vedere cosa ci vuole dire l'anziano. Scommetto che il tuo spirito di cacciatore muore dalla voglia di affrontare una vera sfida. Proprio quello caso che fa... vabbè, avete capito. Non posso permettere che le tue doti vadano sprecate. Devi puntare sempre più in alto. Stavo proprio cercando qualcuno con la tua passione e il tuo coraggio. Questa missione non è per deboli di cuore. Una missione speciale, proprio come te. Sembra un'offesa, ma va bene. Per questo ti ho chiesto di venire. Ho già pronto un bellissimo floretto come ricompensa. Rimboccati le maniche e lo avrai. Va bene. Ah, però, un tris di bestioni. Perfetto. Ah. Ok. Quindi due missioni ci ha dato. Perfetto, va benissimo. Questi immagino che ci dicano solo le stesse cose di prima, quindi non ci interessa. Ci ha voluto... Ah, ok, forgiare. Ok, ci dicono sempre le cazzo di stesse robe. Ok. La stessa cosa di prima. Abbiamo già visto, sì, mio caro. Mi spiace, ma arrivi tardi. Vediamo un po', pertanto vorrei proporti una sfida. Non sarà facile, ma di certo rientrerà nelle tue capacità. Allora, te la senti di dimostrare ancora una volta di ciò di cui sei capace. Ok, cattura un magna malo. Addirittura schema spada ninja. Ancora. Vediamo un pochino, poi va bene, ci dice che la pentola della fusione ci darà robe nuove. Piazza compagna, andiamo a vedere un pochino. Ronnie ti sta aspettando, ho capito, è un attimo, cazzo, bubbolo. Compagni che non sono stati ingaggiati si sono allenati tantissimo ogni giorno e ora, sono diventati fortissimi, voglio partire di casa con te, pensi di dargli un'occhiata quando ne avrei la possibilità? Sì, caro, sì, decido io però. Vediamo di parlare di una certa situazione. Pare che sia un disastro, un drastico aumento di mostri di alto grado. Sai cosa vuol dire? La furia sta tornando. Se dovessimo individuare simili attività, ti chiederò di affidare il compito ai mercenari. Ho pieno fiducia nel capitale, nelle capacità dei tuoi compagni, quindi non temere di mandarli in missione. Ok, sì, tanto li mando ogni volta in missione, così mi raccimolano un po' di materiali che male non fanno. Andiamo a sentire dalla ragazza qua. Ah beh, ma è lei, rondine, me l'avevo dimenticata. Ah, cacciatore, sono felice di vederti. Una persona del tuo calibro aveva così tanto successo. Per sostenerti nella tua missione ho aggiunto nuovi oggetti da acquistare. Ti saranno tutti utili durante la caccia. Attendo notizie delle tue imprese con il fiato sospeso. Conta pure su di me qualora avessi bisogno dei miei talenti. Va bene, cara. Siamo materiali rari, succo sprint. Ok, Dundormanino, che cacchio è sta roba? Un gioiello decorativo da un villaggio di montagna, si vende a ottimo prezzo, va benissimo, adesso non ci interessa. Qua, materiale speciale non c'è niente, qua c'è un po' di rovina, va bene. Per il momento non ci interessa niente, grazie cara. Allora, vediamo un po', andiamo qua a sentire che cosa vuole quest'ultima personcina qua. Sono davvero arrabbiata, senti qua, sono andata alle piene sabbiose per raccogliere un po' di erbe e mi sono anche portata di dango per pranzo. Ero lì a cercare quando a un certo punto, bam, due diablos sono spuntati dal nulla. Ho corso a più non posso, ma mi sono caduti dango e sono rimasti impigliati nelle corna dei diablos dietro di me. Pensate alla scena. Sono riuscita a scappare ma non ho potuto raccogliere le erbe che... e ho anche perso il mio pranzo. Ti prego, devi vendicare è il mio pranzo addirittura. Dobbiamo vendicare dei cazzo di dango. Pensa a te, rischiare la vita per dei dango. Va bene, ti preparerò dei nuovissimi dango alle erbe se lo farai. Va benissimo, grazie cara. Perfetto, perfetto, perfetto. Quindi abbiamo parlato con tutti. Noi dovremo dirigerci al
cancello qua del villaggio per parlare con Rondine, che è in fasto colpo di scena. Ma signori, mi dispiace, ma lo vedremo nella prossima puntata, anche perché sennò si fa troppo per le lunghe. Comunque è stata bellina come puntata, dai, mi è piaciuto, mi sono divertito, è stata una bella boss fight. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace, a fare un commentino, a iscrivervi al canale per seguire le nostre avventure, così che finalmente siamo riusciti ad iniziare questo cazzo di DLC, cioè a iniziare, la prossima volta iniziamo senza ma e senza forse, e come al solito ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!